Popolari Glocalizzati Notizie. Direttore Maurizio Compagnone. Lunedì 24 novembre, secondo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione. In apertura, l'importante vertice in corso a Vienna per le scelte internazionali sul nucleare. Attenzione rivolta all'Iran, che sta riflettendo sulla possibilità di prolungare i negoziati in scadenza quest'oggi alle 24 da 6 fino a 12 mesi se non sarà raggiunto un accordo politico. Lo ha dichiarato una fonte diplomatica iraniana a Vienna. La diplomazia internazionale vuole garanzie da Teheran affinché la sua nuclearizzazione non abbia fini militari. Ormai si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo nella capitale austriaca. A Vienna, presente da ieri anche il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, che in un primo momento aveva annunciato la sua assenza. Il capo della diplomazia russa ha incontrato anche il segretario di Stato americano John Kerry. Cambiamo argomento, è stato molto positivo anche l'incontro avvenuto tra il presidente della Serbia Tomislav Nikolic ed il ministro degli esteri ungherese Peter Szijjártó. I due hanno parlato di collaborazione tra i due stati, presente e futura, previsto l'aumento degli scambi commerciali e dei miglioramenti delle rispettive infrastrutture. Tra le opere primarie, la linea ferroviaria veloce tra Belgrado e Budapest, così come la costruzione di nuovi valichi doganali. Entrambi i paesi ospitano sui rispettivi territori minoranze ungheresi e serbe. Il presidente serbo ha dichiarato che il traguardo di Belgrado è l'adesione all'Unione Europea. Faremo il nostro meglio per modernizzare la Serbia secondo gli standard europei, ha dichiarato Nikolic. Szijjártó, dal canto suo, appoggia pienamente l'adesione della Serbia all'Unione Europea, auspicando che l'UE acceleri il processo di allargamento. Medio Oriente, il governo israeliano ha approvato a maggioranza il progetto di legge che definisce Israele Stato della nazione ebraica. Hanno votato contro diversi ministri laici, uno di essi, Yair Lapid, si è detto pronto a passare all'opposizione. A favore del progetto di legge illustrato dal premier Benjamin Netanyahu hanno votato 15 ministri, mentre altri 7 si sono opposti. Il primo ministro francese Manuel Valls ha invece annunciato che da qualche ora 6 Mirage francesi sono posizionati ad Amman, in Giordania, nell'ambito della lotta dello Stato Islamico in Iraq. La Francia aveva annunciato il dispiegamento dei caccia Mirage 2000D in Giordania lo scorso 19 novembre. La missione francese già conta 9 caccia basati negli Emirati Arabi Uniti. Questa era l'ultima notizia, l'informazione torna alle 14:30 circa. Vi auguro una buona giornata.